E buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Come andiamo? Spero bene perché Bitcoin è gasato, a prescindere dal fatto che noi lo siamo o meno. Beh, io lo sono abbastanza perché, che dire, è un periodo di fermento questo, un periodo in cui il mercato sembra si stia riprendendo, è un periodo in cui stanno nascendo un sacco di cose interessanti sia nel mondo DeFi che nel mondo di nuove blockchain. Sapete, soprattutto Terra mi ha molto preso e ogni giorno ci sono nuovi progetti, nuove cose che saltano fuori e che c'è da approfondire. Sto veramente uscendo pazzo. E poi, ragazzi, è successa una cosa incredibile, ovvero sappiamo la data di uscita degli smart contract su Cardano. Incredibile, apparentemente il 12 di settembre. Ci ho dedicato, per ovvi motivi, una notizia. Aspettate che metto, disattivo le notifiche, se no mi bombardano. E quindi, che dire, veramente un sacco di cose che stanno succedendo. Però andiamo per ordine, non facciamo troppa confusione perché, ve l'ho detto, ho un po' di cose da condividere con voi. Ho trovato una piccola chicca di un token che salterà fuori nei prossimi giorni, che potrebbe essere anche un nuovo trend, quel settore lì, ovvero il settore delle DAO. Ultimamente ne sento parlare sempre di più, ma approfondiamo tra poco. Insomma, ci sono un bel po' di cose da dire. Poi spero che, come sempre, voi abbiate il ruolo predominante di questa live, ovvero abbiate un sacco di domande da fare, un sacco di argomenti da approfondire, e alla fine andiamo a dare un'occhiata ai grafici. In questo periodo i grafici potrebbero ridiventare l'argomento trainante. Se fino a poco tempo fa, visto che lateralizzavamo, visto che non è che ci fosse granché da dire riguardo appunto all'operatività speculativa, e ci eravamo quindi concentrati soprattutto sulla DeFi, adesso se il mercato ricomincia un attimo a recuperare dei livelli importanti, potrebbero cambiare appunto le carte in tavola. Al momento abbiamo una e due onde rialziste, e secondo me quello che farà la differenza è se ne faremo una terza, anche perché ci andiamo a riprendere un livello che secondo me è quello che veramente cambia il gioco, cioè nella battaglia tra bulls e bears è quello che cambia il gioco. Se andiamo a finire qui dentro, ritorniamo nel nostro range di top e quindi nella zona bullish. Se al contrario adesso andiamo a ribasso e magari andiamo a fare una cosa del genere perdendo i 40-41 mila, questa zona rossa che al contrario, se qui andavamo a finire nel range di top, ci riporterebbe nel range di bottom. Quindi questi sono un po' i due scenari che sto seguendo. Adesso siamo in zona franca, zona grigia, dobbiamo un po' decidere da che parte andare. Sono veramente curioso perché, insomma, anche intorno a Ferragosto, anche in piena estate, Bitcoin è sempre lì che ci sorprende. Non ci lascia andare in ferie tranquilli, insomma. Oggi ho postato, infatti, ho trovato su un gruppo Facebook un meme che mi faceva morire da ridere, che era l'immagine di uno sulla spiaggia, la tua estate, e poi c'è sotto la mia estate l'immagine invece di uno in costume davanti al grafico con Binance aperto. Fantastico, finirà sicuramente così, io lo so, sotto l'ombrellone lì a guardare con gli alert che saltano fuori, no, devo aprire e chiudere, vabbè, ci tocca. Comunque iniziamo subito da... perché ho aperto anche Ethereum qua? Ah, perché ci sono i bot che nel frattempo stanno andando avanti, vabbè, di questo magari ne parliamo più avanti. Dunque, partiamo dalle notizie, questo ve lo tengo per dopo perché è il discorso della DAO. Prima notizia, il nostro mitico Cardano, che voi mi dite sempre lo odi, ma quando va amato, amiamolo. Finalmente abbiamo una data per il suo hard fork, che arriverà quindi a implementare l'aggiornamento all'Onzo. Non so come altro si chiama perché c'erano anche i colori, insomma non lo so neanche, ma il 12 di settembre, segnatevi la data perché apparentemente avremo in mainnet la nuova versione della blockchain Cardano, che permetterà la compatibilità con gli smart contract. E io qui ve lo dico, quando ci saranno le piattaforme DeFi, secondo me ci saranno dei farm interessanti, e io sarò il primo, credetemi, sarò il primo a farmarci sopra, perché se c'è una cosa utile da usare, che vale la pena usare, io la uso, non ci sono tanti cavoli.
Il motivo per cui dico sempre che insomma Cardano è un po' sopravvalutato è perché oggi è arrivato alla terza posizione, terza, sopra a BNB che ha la Binance Smart Chain con 20 miliardi di TVL all'interno e nei suoi smart contract non c'erano neanche, cioè quello è il discorso, no? Se tra 6 mesi, 12 mesi, 2 anni avrà 1000 piattaforme DeFi, avrà 50 miliardi di liquidità e sarà utilizzata quotidianamente, avrà tutto un ecosistema di integrazioni varie, allora lì sì che dirò ok, si merita la posizione che ha. Ma fino ad allora, ecco, c'è un po' di overhyping, chiamiamolo in questo modo. Fatto sta che stiamo sul pezzo perché veramente sono curiosissimo e non vedo l'ora di farmare su Cardano. Sarò il primo, ve lo giuro. E poi Terra World, a proposito, torniamo sulla blockchain Terra e parliamo di questo, l'ho scoperto oggi ma non è nuovo perché questo post è del 3 di agosto, è un metaverso, non l'ho capito al 100%, perché ci sono pochi dati ancora e è una cosa che sembra un po' nuova. In sostanza è un metaverso, che qualcuno mi ha chiesto ma che cos'è un metaverso? È una realtà virtuale, ok? Chiamiamola così, un mondo virtuale dove tu puoi possedere asset al suo interno. L'esempio, il primo, il first mover in questo campo è stato The Sandbox, no? Nel mondo blockchain, che ha creato questa sua mappa virtuale dove tu puoi acquistare le terre, questi quadratini di mappa e farci sopra cose, quindi costruirci edifici, creare dei giochini che se uno ha l'avatar, no? Ognuno di noi può crearsi un avatar e andare in giro in questo metaverso, se finisce nella tua land, nella tua terra, può giocare al tuo giochino, interagire con quello che tu ci metti. Allo stesso modo queste land le puoi affittare, le puoi vendere, insomma è una sorta di real estate virtuale a tutti gli effetti. E questo è un trend, no? Di fatto, perché poi dopo The Sandbox ne sono nati tanti altri, ogni blockchain ha i suoi, perché ovviamente Ethereum ha i suoi problemi, infatti anche The Sandbox poi passata ai layer 2 per problemi di scalabilità, altrimenti ogni singola transazione, interazione anche in game, quindi dentro a quei giochini che uno può ospitare nella sua terra, nel metaverso, ti costano una squintalata di gas, cosa assolutamente non sostenibile. Anche Axie Infinity, il tanto osannato, perché ultimamente si parla solo di quello nel mondo gaming, ha le sue land, ha la sua mappa, insomma i metaversi sono un trend, non si può negare. C'è anche l'indice sul nostro fantastico Index Coop, l'avevamo visto, che va a racchiudere proprio, dov'è? Eccolo qua, Metaverse Index si chiama, va a racchiudere i 15 principali progetti mondo Ethereum, perché qua si parla sempre di mondo Ethereum, legati a metaversi, NFT, gaming, è un po' più ampio, ecco, dei soli metaversi, però il core è quello, vedete c'è dentro Axie, c'è dentro Engine, Decentraland, Sandbox e vari altri, e insomma la crescita è evidente perché in un mese ha fatto il 70% in tre mesi un po' meno, perché effettivamente c'è dentro anche il dump che c'è stato in maggio. Comunque è indubbia la sua performance, guidata in primis appunto da Axie Infinity. Questo è un trend e quindi, ripeto, si sta espandendo, ogni blockchain al suo. L'ultima volta abbiamo visto Solana che lancerà Star Atlas, che ragazzi adesso non ne parliamo oggi perché secondo me manca ancora un po' al loro IEO, che faranno su FTX, faranno su Radium e su varie piattaforme, ma cioè è un must, quella lì credetemi è un must, io ci proverò in qualsiasi modo a partecipare, spero di riuscirci, e perché è un progettone gigante, ma ci sono anche su altre chain. Solana, Terra ha presentato un po' di tempo fa questo Terra World, con la sua particolarità, come vi dicevo, che è essere orientato al business, cioè una sorta di co-working virtuale dove tu puoi creare uffici virtuali delle corporation, delle startup, non lo so, voglio capire di più, cioè non vedo l'ora di scoprire di più perché mi suona strano, non riesco, giuro, a capirlo. E ci saranno le sue coin, ovviamente TVD si chiamano, e poi ci sono gli NFT di due tipi, le land, quindi le classiche terre, e i building. Quindi tu puoi costruire, sembra una sorta di SimCity, vedendolo così, e sono curioso veramente di capire
come verrà integrato in maniera concreta, cioè che cosa si potrà fare, anche perché qua dentro vedo un po' di cose curiose, vedo Coinbase, vedo Harrington Capital, Galaxy Digital, insomma dei nomi non indifferenti tra gli investitori, e quindi cioè, va seguito, dai, è un trend, questo trend sta emergendo su varie chain, va seguito, non c'è molto da domandarsi, c'è solo da starci dietro e vedere come si svilupperà. Poi torniamo invece sulla notizia dell'hacker di Polynetwork, per chiuderla, perché è finito il discorso, e ha restituito tutto ciò che ha sottratto, quindi qui dice a parte i 33 milioni di dollari in USDT che sono stati frizzati da Tether. Avevo letto da qualche parte che glieli aveva sbloccati e li aveva restituiti, quindi forse non è aggiornato, non lo so, e gli hanno pure offerto una bounty, perché lui alla fine si è mostrato white hat, si dice, no? Sono gli hacker white hat, sono quelli che sfruttano i bug e gli exploit per non fare danno alla fine, cioè quindi o restituiscono appunto la somma sottratta, oppure in qualche modo fanno vedere agli sviluppatori guarda che hai questa debolezza, mentre i black hat sono quelli che fanno danno, cioè usano i bug per proprio vantaggio a danno della piattaforma. Si è dimostrato un white hat, quindi gli hanno offerto mi pare mezzo milione di bounty di ricompensa, e ho letto che l'ha rifiutata, quindi alla fine sembra vero che non gliene fregava niente dei soldi. È stata una storia tutto un po' strana, no? Molto teatrale, molto scenica, ma tutto sommato sono contento che sia finita in questo modo, perché chi aveva quindi fondi sulle piattaforme che sono state danneggiate come O3Swap non realizzerà perdite, ovviamente dovrà attendere la restituzione dei fondi, cioè la restituzione, il rimpinguamento dei pool di Polynetwork, che vi ricordo è il sottostante di tutte queste piattaforme, e poi potrà tranquillamente utilizzare, dare liquidità, togliere liquidità, fare tutte le operazioni del caso. Quindi è un capitolo che si chiude fortunatamente bene, ce la siamo fatta sotto, perché un attacco di questa portata, 611 milioni, era notevole, ma tutto è bene ciò che finisce bene, fossero tutti così saremmo più contenti. Poi vi faccio vedere una nuova cosa che ho scoperto oggi su Solana, ma non credo sia una novità, perché non lo so, io quando vedo qualcosa di nuovo ve lo condivido, ma non so mai se è appena uscito oppure no. Ormai anche Solana sta viaggiando a una velocità che non riesco più a starci dietro. In sostanza c'è questo Marinade Finance, non lo so, io lo leggo alla francese, penso che si pronunci così, dove si può mettere in stake Solana per ottenere MSOL. È un protocollo di liquid staking, quindi ad esempio c'è Lido Finance su Ethereum, vi ricordate, c'è ETH, lo metti su Lido e ottieni STETH, che ti matura nel tempo la ricompensa di Ethereum 2.0, e nel frattempo tu hai STETH che puoi utilizzarlo come liquidità, come abbiamo visto anche su Anchor Protocol per esempio. In questo caso il discorso è simile: se si vuole holdare Solana, quindi esporsi a Solana come prezzo, numero uno. Seconda cosa, mettere in staking Solana e ottenere l'APY dello staking, che è al circa il 7% al momento, e nel contempo avere liquidità da utilizzare in altri modi. Ecco un modo: al momento è in beta, in mainnet beta, quindi ci sono 300.000 sol massimi di hard cap, poi verrà esteso direi penso senza limiti, e al momento ce ne sono 244.000 in stake. In sostanza tu depositi SOL, ottieni MSOL, e MSOL matura interesse, quindi quando lo svincoli ottieni più SOL. La cosa carina, interessante, è che oltre a questo APY, che se no uno dice vabbè allora io metto in staking Solana e direttamente perché devo stare a passare per questa piattaforma qua e espormi in più al suo rischio, perché su Saber ho visto che c'è il pool. Tra l'altro controllateli ogni giorno questi APY, perché cambiano in continuazione. Un po' perché SBR è volatile, quindi l'APR e l'APY, scusate, è volatile cioè seguendo il suo prezzo. E in seconda battuta perché credo che sia modificabile, cioè la governance di Saber può andarlo a modificare. Quindi UST, USDC ad esempio è tornato molto interessante al 40%, ma lo stesso PBTC e RMBTC al 36%, e insomma tante tante cose carine. Quello che vi volevo far vedere è questo pool MSOL SOL,
Quindi si può andare a mettere appunto MSOL all'interno e andare a farmare anche qui. Quindi stake SOL, trasformo in MSOL e matura la rendita. Prendo MSOL, lo metto qua dentro, farmo, quindi ottengo doppia rendita e poi faccio i passaggi inversi per recuperare i miei MSOL. Basta, tutto lì. Questo è quello che vi volevo mostrare. Su Parrot, adesso mi vengono in mente le cose mentre le guardo, perché se non erro, dunque, Volts, fatemi vedere, avevano aggiunto, eccolo qua, hanno aggiunto, dunque, ecco questi, ci sono le possibilità di fare il mining di Pi, una ve l'avevo detta, già, mi pare che fosse questa di Mercurial, e adesso c'è questa nuova di Radium. Perché, allora, questo è quello di Saber. Cosa vuol dire? Non voglio far confusione, ma in sostanza, se si utilizza, se si va a dare liquidità su Mercurial, nell'LP USDC, USDT, UST, oppure su Saber nell'LP USDC, USDT, oppure, adesso è l'aggiunta nuova, su Radium nell'LP SOL USDC, ok? E tra l'altro anche con MSOL si può creare PSOL adesso, che però non credo che sia ancora utilizzabile da nessuna parte. Capite perché non riesco più a starci dietro, troppa roba. Comunque questi LP li potete usare come collaterale qua sopra per creare Pi. Quindi fare un giro in più in sostanza. Questi Pi poi li potete usare su Saber o come liquidità per fare operazioni. Pi è una stablecoin che vale $1. Tanti giri, tanto casino. Ah, qua ovviamente con gli LP c'è il rischio liquidazione, il Ray LP, perché comunque c'è dentro SOL. L'LP con le stablecoin non liquida, come vedete qua, non si liquida mai, ma quello con SOL chiaramente sì, perché SOL è volatile. Basta, se no mi perdo in cose troppo complicate e vi faccio impazzire. Come sempre chiedete, se avete dubbi, domande, qualsiasi cosa domandate. E adesso vi volevo spendere due parole su quel discorso della DAO che vi avevo detto. Dunque, allora, mi è venuto da parlarne, da pensarci, perché io ogni tanto vado a controllare alcune vendite iniziali che vengono fatte nelle nuove modalità, tra cui su Miso, che è il launchpad di SushiSwap. Non so se l'avete già utilizzato, l'avete presente e quant'altro. Di solito i risultati, diciamo, sono abbastanza positivi e quindi io lo seguo, ok? Come funziona? È un... SushiSwap lo conoscerete tutti, immagino. Miso è la sua piattaforma di lancio di nuovi token e di solito sono ad asta. Quindi un banale, c'è un intervallo di tempo in cui si può fare delle offerte e si offre un certo valore di Ethereum o di Sushi di solito, e ovviamente in base all'andamento di domande offerta durante l'asta poi si va a settare un prezzo che può essere dinamico. Di solito ci sono anche dei vantaggi per chi bidda, per chi quindi fa un'offerta prima, per i primi che fanno offerta. Quindi vabbè, adesso non vi volevo parlare di Miso, ma vi volevo parlare di questa BitDAO, che è un governance token di questa DAO che si chiama appunto BitDAO, che ha attirato la mia attenzione per un semplice motivo, perché adesso vediamo se ve la trovo, dunque aspettate, per chi c'è dentro in sostanza, ecco, guardate i partner, ci sono dentro un sacco di venture capital, c'è dentro Bybit addirittura, c'è dentro Polygon, c'è dentro un sacco di gente, potete vedere voi stessi quanti ci hanno investito. SushiSwap stesso, c'è la SushiDAO, che è la DAO di SushiSwap, che anche lei partecipa. Che cos'è una DAO? Allora, adesso ve la butto lì in due parole, poi magari approfondiremo, ma ripeto, secondo me non nego che sarà un trend in futuro. È un'organizzazione decentralizzata, quindi immaginatevi una società, no? di entità, di persone che anziché formalizzare la creazione di una società con la burocrazia, la gerarchia e tutto quanto, si crea questa DAO. Quindi ognuno possiede i token, dei token che danno diritto di voto, e per fare cose si indicano votazioni dove ognuno dice la sua, e quindi è governato poi da smart contract in base al risultato di questi voti. Alla fine c'è MakerDAO, che è la prima storica DAO conosciuta dopo la DAO di Ethereum, quella del 2016, e
In sostanza ha dato l'esempio, ha un po' fatto capire come funziona, proprio perché si fanno proposte, si modificano con un obiettivo comune tendenzialmente, perché da un lato chi possiede i token è interessato a partecipare bene e a far andare bene questa DAO, e dall'altro c'è un obiettivo comune che nel caso di MakerDAO è il mantenimento del peg di DAI, tutti quei discorsi lì, no? La creazione di una stablecoin decentralizzata. Nel caso di BitDAO è una sorta di venture capital che raccoglie fondi dai vari partecipanti e li va a destinare a diversi investimenti che possono essere ricerca, possono essere fare market making su alcune piattaforme, può essere andare a dare liquidità su alcune piattaforme DeFi, farle crescere, aiutarle a crescere con le prime liquidità e quant'altro. Quindi questo è un po' l'obiettivo. Adesso voglio cercarvi un po' di documentazione rapida per non stare a parlarne tre ore, se no parliamo solo di questo, è un argomento veramente vasto, è l'obiettivo di BitDAO. E sostanzialmente c'è questa vendita iniziale di token che in parte per ovvi motivi vengono dati ai loro partner che sono anche investitori diretti all'interno di questa DAO. In particolare Bybit, guardate qui ci sono le analytics delle contribuzioni che Bybit dà e va a dare una parte delle fee di tutti i suoi volumi, ok? Quindi praticamente ogni giorno volano dei milioni, così come se niente fosse, e questi fondi, ripeto, vengono destinati a vari scopi che possono essere ricerca e sviluppo, possono essere il bootstrapping di piattaforme e quant'altro. Se andate a cercare poi sul sito di BitDAO trovate tutti i dati, tutto spiegato, cosa che ovviamente per ovvi motivi non c'è tempo di fare ora. Magari ne riparliamo anche lunedì, perché lunedì poi è il giorno in cui inizia l'asta su SushiSwap. Si può partecipare con Sushi e con ETH, con Ethereum, e l'asta dura fino a fine mese, se non ricordo male. Aspettate che ve lo recupero, fino al 30 di agosto mi pare che fu. Eccolo qua, dal 16 di agosto al 30 di agosto, con un prezzo iniziale di $2 e poi può fluttuare chiaramente in base a domande e offerta. Si può partecipare in ETH e in Sushi, sono due pool diversi. Inoltre, per chi partecipa presto, c'è un airdrop sotto forma di BitETH LP, che ci sarà poi il liquidity pool su SushiSwap, e che sarà vincolato per 90 giorni e poi sbloccabile, e per i primi partecipanti anche del 40% il bonus, quindi non è male, insomma c'è un vantaggio, prima si partecipa e meglio è. E qua poi viene spiegato tutto come funziona l'asta, ma ecco, io ve lo volevo dire, ovviamente non per dirvi volateci dentro e partecipate all'asta, ma primo per mettervi la pulce nell'orecchio sulle DAO, che secondo me è un topic di cui si sentirà parlare sempre di più, e in seconda battuta perché, non lo so, ho trovato questa cosa con dietro... Cioè, secondo me è una delle DAO più grosse, che può diventare una tra le più grosse, quindi il ragionamento che ho fatto io, poi magari una cavolata gigante, è penso ci sarà interesse comunque a sostenere il prezzo del token, perché per tutti loro, contributori di un certo livello, c'è un lock sul token e quindi non credo che vogliano che dumpi, ecco. Quindi ho detto, glielo condivido, ve lo butto lì, questo è quanto, fateci ciò che ne volete con tutto questo. Adesso basta, perché ho parlato mezz'ora, è il momento di passare alle vostre domande e poi all'analisi di mercato. Partiamo dall'alto e poi ogni tanto leggo anche sotto quello che dite, quindi faccio un po' di palleggiamento tra domande che avete fatto all'inizio e domande di voi ultimi. DAO is the new wiki, esatto, una roba del genere secondo me, esatto. Allora, ci spieghi su Pylon come funzionano le cose? Per come l'ho capita non sembrerebbe che ne valga la pena, un vesting molto lungo con costo opportunità di non mettere in staking su Anchor. Hai detto bene, il costo è il costo opportunità. Il vale la pena o no dipende, dipende da cosa stai farmando. Io personalmente sto usando Pylon per farmare la sua coin, quindi Mine. Una che non mi ispira di farmare è quella di Loop, per esempio, perché credo che si potrà farmare direttamente su Loop. E quindi c'è un po' da farsi questa domanda, cioè la holderei per un tot di tempo questa coin, perché sei in un qualche modo forzato a farlo, oppure no? E da lì poi dipende la tua scelta, cioè se tu credi
nel valore a medio termine di quella coin, allora può valer la pena farmarne un po', non in quantità industriale. Io non ci ho messo tanto, ci ho messo poco, perché fa parte comunque di quella fetta ad alto rischio e lo considero come se fosse un rendimento da DeFi. Vedilo in questo modo, con rendimento incerto e un orizzonte temporale di... io ho fatto il pool quello più breve, quindi con l'unlock a 3 mesi e il vesting degli UST per 6 mesi. E poi dipende, ripeto, dipende da quello che è l'obiettivo che ognuno ha. Io ho visto bene questo mine perché Pylon mi sembra una piattaforma che, sulla quale tutte le offerte iniziali stanno convergendo, quindi credo che si stia muovendo bene, sta crescendo, e un cipino ho detto ce lo metto, così non a scopo di investimento ma a scopo di farming a andamento incerto, vi ripeto. Poi, dopo mesi sul tubo finalmente riesco a seguire anche qualche live. Grazie per i video che fai, che mi stanno insegnando molto. Domandozza, potrei chiederti di mostrare come si potrebbe usare il ritracciamento di Fibonacci, per esempio sul grafico di Bitcoin? Allora, te lo dico subito, guarda, Fibonacci in sostanza ti va a proiettare dei livelli rilevanti in un... come possibile ritracciamento dopo una certa estensione. Cerchiamo di concretizzare tutto ciò. Allora, supponiamo di voler calcolare questi livelli sull'intero movimento attuale, su ipotesi che finisca qua, perché attenzione, se poi si estende oltre, Fibonacci va calcolato dal minimo al massimo. Altrimenti è possibile calcolarlo su una singola onda anche, nessuno ce lo vieta. Ovviamente mi darà dei livelli di riferimento per quella specifica onda e non per tutto il movimento. Quindi questa è la prima cosa. La seconda cosa è tracciare Fibonacci fisicamente. Io di solito lo faccio dal minimo della shadow fino al massimo dell'altra shadow, quindi così. Se no, ad esempio, supponiamo che adesso inizi il ritracciamento, cosa che non sembra voler avvenire, quindi già qua partiamo col punto interrogativo, però se fosse accaduto abbiamo come primo livello 23,6% di ritracciamento, che è all'incirca qua, guarda, tra l'altro vedi che ci sono spesso confluenze. Come 38,2 abbiamo 40.000, che è un altro livello abbastanza importante perché vedi è nella zona del top del vecchio range, e poi a scendere abbiamo il 50%, 38.000, il 61,8 in un altro livello chiave, vedi, spesso e volentieri accade così. C'è quella che si chiama confluenza, ovvero il verificarsi di due eventi contemporanei su uno stesso livello chiave, e questo rafforza quel livello. Io di solito Fibonacci da solo raramente lo uso, cioè quando proprio non ho nessun riferimento, allora si può dire vabbè, faccio Fibonacci, almeno ho dei livelli da considerare. Ma se ho già dei livelli come dei pool di liquidità, come dei cluster, dei supporti, delle resistenze, prima traccio quelli, e quelli hanno priorità comunque nella mia analisi. Poi aggiungo Fibonacci, e se c'è confluenza con un livello chiave di Fibonacci e uno di quei livelli che ho già individuato con la mia analisi, allora lo potenzio e diventa ancora più rilevante. Questo è tutto per ciò che riguarda Fibonacci, e spero di essere stato insomma chiaro e omnicomprensivo. Caspita, ecco l'ultima cosa, mi avete chiesto in tanti di Boson Protocol l'ultima volta, dopo che vi ho mostrato il supercharger che c'è su crypto.com. Allora, Boson Protocol sembra interessante, ci ho dato un occhio, è un progetto che vuole unire il mondo della DeFi al mondo degli e-commerce in qualche modo, e soprattutto vuole un po' tokenizzare quella che è l'ottenimento di beni fisici, quindi l'andare ad acquistare un bene fisico attraverso dei token, ok? Quindi togliendo un po' l'intermediario della piattaforma dell'e-commerce, che in questo caso sarebbe lui, e disintermediando in questo modo, quindi smart contract che gestisce questi token e il token gestisce chi ha acquistato che cosa, in sostanza, detto in parole estremamente semplici. È interessante, vi dico la verità, io personalmente non lo acquisterei direttamente, perché sapete bene come la penso dei nuovi progetti, del rischio in cui si incorre, però con i supercharger secondo me ne vale la pena, è già iniziato tra l'altro. Dura 10 giorni, se non ricordo male, eccolo, e in sostanza depositando CRO, quindi questo è utile per chi ha dei CRO liberi o sull'app di crypto.com o sull'exchange, che spesso magari ci capita, soprattutto se siamo investitori e holder di CRO,
e allora magari li abbiamo lì liquidi, dici boh, non so cosa farmene, magari sì, sono su Earn, sono nel DeFi Swap che rendono, ma se sono lì liquidi, secondo me i supercharger e i syndicate, anche qua, quelle poche volte che ci sono tra il modo migliore per metterli a rendita. E in questo caso vi dico la verità, forse non farei il dump immediato di Boson, ma per un po' lo potrei anche tenere, e perché ripeto, c'è del potenziale. Non lo acquisterei di mio pugno, però ho visto che per fare un piccolo gamble, per dire, con fondi farmati, ci potrebbe stare. Visto che dura 10 giorni, tra l'altro c'è un APY un po' più alto, rende un po' di più, e che dire, io ve lo ricordo che esiste e che secondo me può essere un progetto interessante. Tutto qua, visto che me l'avevate chiesto parecchio. Poi, allora, vorrei prendere altre cripto, ma i recenti aumenti mi fanno pensare. Il solito buy high, sell low, non se ne parla però. E che dire, guarda, come al solito è una questione di metodo, cioè non è che per forza devi fare all-in in un singolo momento. Se vuoi investire, suddividi nel tempo. Bisogna, ultimamente mi è capitato anche di parlare con alcuni che fanno un altro errore tipico, ovvero dire, boh, io inizio, faccio un pack. Che ci sta come approccio, è uno dei migliori approcci. Io faccio un bel pack, vado mensilmente con il mio ingresso, poi il prezzo sale e inizio a sentire, oh, il pack sta andando bene, vendo qualcosa. Ma perché? Perché? Non stai facendo trading. Cioè, non bisogna confondere la speculazione con l'investimento. E allo stesso modo, se il prezzo è in un certo punto, dire no, il pack lo inizio più avanti perché scenderà, cioè si rischia di perdere un'opportunità. È vero che se si trattasse di fare un singolo acquisto, è ovvio che non è il caso di farlo se stiamo facendo nuovi massimi, perché è una situazione rischiosa. Ma se si tratta di un pack con un ingresso spalmato magari in 2 anni o in 1 anno e mezzo, chi se ne frega se lo iniziamo adesso, tra 2 mesi, tra 6 mesi, cioè diventa veramente un lasciare le cose al caso. Se iniziamo a dire no, aspetto perché scende, si inizia a far previsioni, cosa errata. Quindi se si vuole investire bisogna togliersi dalla testa il timing, perché poi diventa un ragionamento sbagliato. Ci concentriamo sul quando anziché sull'obiettivo finale e perdiamo di vista il tutto. E quindi mi raccomando, focus sulla strategia. Poi, allora, come lo vedi Covalent CQT? Non la conosco, mi spiace, non la conosco. Ma va, una battaglia tra bull e bears, non lo sapevo. Eh sì, è una battaglia, è così, cosa ti devo dire? Come la devo chiamare? Ci puoi parlare qualcosa di Star Atlas? Allora, guarda, volevo fare un bel post completo su Telegram uno dei prossimi giorni. Volevo aspettare quando iniziavano le IEO, così mettevo anche il metodo, cioè come le varie piattaforme su cui si può ottenere, fare una guidina omnicomprensiva. E soprattutto, sì, parlare bene di Star Atlas è lungo, cioè c'è un sacco di roba dentro, un sacco di roba. Dunque, ho iniziato a scolpire una statua in tuo onore dopo aver visto il video tutorial su Terra, Anchor e Mirror. Grazie. Guarda, credimi, è un piacere, sono diventato matto perché la testnet non collaborava, sono impazzito completamente ieri, 1000 errori, 1000 bug, vabbè. Su FTX, se converto in dollari per il margin, pensi si debba considerare cash out taxable event? In teoria tu hai stable coin se converti in dollari, perché lì i dollari sono stable coin, consideralo così. C'è chi dice che è tassabile, c'è chi dice che non è tassabile, io ovviamente non ho né titoli né diritti per dire se è tassabile oppure no. Vorrei convertire Bitcoin in ADA, ma non so quando farlo, ora intanto in FOMO. Allora, anche lì, solito discorso, è un investimento a lungo termine? Dividi in più ingressi il più spalmati possibile. Se è speculazione, individua il setup speculativo che vuoi seguire. Al momento il grafico è bullish, senza ombra di dubbio. Però non ha senso dire è bullish, allora compro e tra qualche giorno vendo perché sarà più in alto. Non funziona così. Se si segue uno specifico setup, ci vuole un prezzo di ingresso, un prezzo di stop loss e un prezzo di take profit definiti, altrimenti non ci siamo. Se invece è un investimento, non ha senso dire entro adesso e vendo tra un po' perché è più alto, ma si ragiona in un'ottica veramente pluriennale, di dire il mio capitale lo metto lì perché è un asset che secondo me
cresce di valore, si apprezza più della liquidità stessa. Al momento c'è stato questo double bottom, ne avevamo parlato nell'ultima live, ha rotto questa resistenza, ha fatto anche un piccolo retest quasi impercettibile e al momento questo è un livello settimanale, quindi se chiudiamo la settimana qua sopra, adesso è venerdì quindi ormai ci siamo, tutta questa zona diventa una potenziale entry area stando a questo setup, il che vuol dire che l'invalidazione di questo setup poi è il ritornare a chiudere delle candele settimanali qua sotto. Questa è una delle possibilità, non è che devi fare così, ti sto mostrando un esempio di setup, ovvero di impostazione di un trade speculativo che non si può basare sul ma secondo me sale quindi compro e rivendo tra un po', altrimenti diventa tutto un dado che gira. Allora, cosa ne pensi di Star Atlas? Tutti oggi con Star Atlas, ho già capito che mi tocca parlare, no, ne parliamo per forza, ve l'ho detto, ma approfondiremo un po' alla volta, se no poi vi butto lì troppe cose contemporaneamente, mi impazzite giustamente, perché poi si perde il filo del discorso. Usa anche il motore Unreal, l'Unreal Engine, credo sia il primo nel mondo del gaming on chain a farlo, pazzesco, il motore grafico Unreal. Domandozza, pensi che il token di FTX possa mai arrivare ai livelli del token di Binance? Allora, hanno delle supply diverse, considera questo. Come capitalizzazione, io non voglio passare per quello che è diventato il fanboy di FTX adesso, però io, già dall'inizio io ci ho creduto, ci ho investito, avevo fatto un pack che è terminato in maniera estremamente prematura. Io credo che, come avevo visto da qualche parte, aspettate che ve lo trovo adesso, un grafichino che faceva vedere la variazione di traffico nei diversi exchange. Vediamo se lo ritrovo. No, mi sa che l'ho perso. L'avevo salvato, ma non lo trovo più. Vabbè, niente. E faceva vedere che in pratica in questo periodo molti exchange hanno perso traffico per ovvi motivi. In primis il fatto che comunque siamo in un periodo di estivo, con minori attività e quant'altro. Ma e soprattutto Binance per i problemi, cioè problemi per le battaglie che sta combattendo un po' contro le regolamentazioni. Eccolo, l'ho trovato. Allora, aspettate che ve lo condivido. Tac, tac, eccoci. Eccolo qui. Binance e Coinbase. Beh, Binance è sempre, cioè, è un ordine di grandezza in più degli, sono le visite, no? Il traffico ai vari exchange. E Bybit e FTX sono quelli che sono aumentati di più, probabilmente perché gli utenti dei paesi che Binance ha ristretto dall'utilizzo dei future si stanno trasferendo un po' su altri exchange, Bybit, FTX e KuCoin. FTX più 66%, quindi è quello che è aumentato di più. Che dire, io credo che abbia il potenziale per raggiungere i livelli di Binance, perché la qualità c'è, non so chi di voi l'ha già provato, potete confermare, dite pure la vostra esperienza pubblicamente, positiva o negativa che sia, io mi sono trovato da Dio e ripeto, non c'è motivo per fidelizzarsi a un altro quando c'è questa qualità. L'unica cosa è che è meno conosciuto, tutto lì, e quindi è quello, la questione è soprattutto quella. Allora, vi ho perso. Eccoci, allora procediamo. Oggi primi trades su FTX, top. FTX is the new Binance, esatto. Io non lo so, la vedo così. Ma su FTX si può entrare con Fiat? Sì, ci sono i depositi gratuiti anche SEPA in euro e i prelievi gratuiti, ma solo sopra i 10.000 dollari, altrimenti c'è una FIA abbastanza salata. Quindi non prelevate Fiat da FTX sotto i 10.000 dollari, attenzione. E ci sono anche i prelievi di cripto gratuiti, uno al giorno mi pare, poi dipende dagli FTX che avete, insomma, discorsi vari. Allora, Alibaba ha annunciato che venderà NFT real estate, davvero? Me la son persa anche questa. Ciao Luca, grazie di tutto, prima live ma devo scappare, a dopo su YouTube. Grande Davide, a dopo, mi raccomando, sempre sul pezzo, e grazie per aver salutato. Ciao, dici che il farm su Anchor è il miglior farm per le stablecoin? Dici che è il miglior farm per le stablecoin che ci sia al momento? Indubbiamente. Sinceramente, mettendo insieme semplicità, comodità e sicurezza, indubbiamente. Perché è vero, ci sono di migliori. Prima abbiamo visto il pool su Saber, USDC, UST, che è del 30 e passa per cento. Però farmi SBR, devi venderlo, gli APY continuano a cambiare. È diverso, cioè dipende dal tempo che uno ha,
del tempo che uno ha. Se uno ha molto tempo e lo fa di mestiere, allora sta dietro ai vari pool e ruota da uno all'altro. Se uno non ha voglia, ci sta che voglia scegliere quello più sicuro e sostenibile. Credetemi, Anchor, considerando il fatto che se tu lo assicuri dal PEG e dallo smart contract, comunque ottieni il 20% meno il 3% delle assicurazioni, cioè allucinante, è veramente inarrivabile da qualsiasi altro farm, pool, land, eccetera. Poi UST adesso è anche su Coinbase Pro, quindi perdere il PEG la vedo dura, detto in maniera molto sincera. Star Atlas qualche data? Non ancora che io sappia, non ancora. Non ancora. Incredibile, la mia prima diretta in diretta. Benvenuto. Esordisco con una domanda. Cosa ne pensi di PPay? È il token di, e qua ti ha censurato, secondo me hai messo un link, e cos'è? Poi, sarà PointPay sicuro, non l'ho mai approfondito, me l'avete chiesto in tanti, non l'ho mai approfondito, magari lo farò. Buonasera Liu, cosa ne pensi di Helium, shitcoin con effetto wow del peer-to-peer wireless, o esempio per altri token per una facile proof of work? Guarda, shitcoin no, detto sinceramente, perché ho visto che l'hanno listata... anche su crypto.com, su da altre parti, cioè shitcoin no, non mi sembra. Se non ho capito male, non l'ho mai approfondita a dovere, cioè rende di più se si è in una zona geografica dove ci sono tanti altri, no, tante altre antenne, giusto? Se non sbaglio è così. E quindi c'è da fare un po' di considerazioni. E, che dire, non è una cattiva idea, secondo me, comunque. Non, shitcoin direi proprio di no. Come si chiama il Game Atlas? Star Atlas, ed è su Solana. E ha due token, tra l'altro. Atlas e... com'è che si chiama l'altro? Non mi ricordo più. Abbiate pazienza. Oh mamma, adesso mi rimane il tarlo. Qualcuno lo dica, vi prego. Altrimenti mi rimane il tarlo fino a stasera. Atlas e... dai, ditelo, vabbè. Nel frattempo andiamo avanti. Star Atlas su Radium FTX. È Polis, grande, grazie mille. E che tra l'altro Atlas è lo store of value, diciamo, la valuta, e Polis invece è quella che impieghi all'interno del gioco. Ciao Luca, appena iscritto su FTX col tuo referral link. Bravo, hai capito tutto. Anche perché da adesso sono riuscito a scroccare una cosa in più a quelli di FTX, che io quando vedo un exchange che mi piace, no, io comincio ovviamente a condividere, a farlo shillatore, dai, fatemelo fare il mio referral link, e poi gli scrivo e gli dico: ma io vi sto shillando, non è che possiamo dare qualche vantaggio a chi si iscrive? E mi hanno detto addirittura, udite, venne $5 di fee voucher, quindi potete avere $5 di sconto sulle fee se vi iscrivete col mio referral link, oltre al 5% di sconto per sempre. Io ve lo butto lì, così se vi interessa usarlo, ovviamente non per quello, ma perché vi deve piacere come exchange. Comunque, che ne pensi di Loop Finance su Pylon Gateway? Allora, io Loop in realtà preferisco farmarlo direttamente su Loop, perché è un DEX e secondo me ci sarà un liquidity mining all'inizio, quindi io credo che lo farmerò direttamente lì. Luke mette in guardia da CryptoBlades: hanno tolto la possibilità di ritirare le reward e le attuali reward sono inferiori alle fee che paghi. Delusione. Ah, hai capito. Non conosco CryptoBlades, che cos'è, un altro giochino di quelli lì e di quelli NFT eccetera, e comunque vi metto in guardia, non lo sapevo, ma vi metto in guardia. mi spiace. Allora, l'abbonamento gratuito non funziona, e non lo so, cioè nel senso, qua se collegate Amazon Prime a Twitch, come vi ho fatto vedere nell'ultima live, dovreste avere un abbonamento gratuito al mese da rinnovare ogni mese, però, perché non c'è l'autorinnovo, e io vi ringrazio ovviamente se lo fate con me. Dovrebbe funzionare. Dove siamo finiti? Ecco, mi è saltata di nuovo la chat, mannaggia. Hanno investito Pantera Capital e A16Z in BitDAO, e guarda, BitDAO secondo me è... non lo so, io ci provo, nel senso, vediamo come va, io ci provo. Come vedi il rischio che la Fed comunichi presto che alzerà i tassi con il conseguente sgonfiarsi della bolla azionaria e cripto?
È questa, secondo me, la variabile chiave che determinerà se si fa un'altra leg up forte o se inizia il bear market. Tu che ne dici? Allora, sull'azionario sono d'accordo, quella è una leva enorme. Però, a parte che, se non ho capito male, i tassi non hanno intenzione di alzarli ancora almeno per un annetto, mi sembrava di aver letto. E poi le cripto, io credo che si muova, cioè, magari un po' di impatto c'è, quello sì, però io credo che... Cioè, quel capitale lì va principalmente sull'azionario. Il capitale che va nelle cripto, secondo me, non dipende molto da queste dinamiche. E bene, poi, novità su Cobra Swap. No, non l'ho neanche più seguito. Ci avevo messo tipo $500. Ho detto, ma sì, buttiamoli via, vediamo come va. Tanto, e poi dampavo giorno per giorno, ma poi ho lasciato tutto lì. Non so neanche più quanto rende. Cobra è dampato, come era ovvio che fosse, e non so quanto stia rendendo adesso, perché poi c'era il dimezzamento di settimana in settimana. Vediamo nel 14 febbraio 2022, quando mi sbloccheranno i Cobra, ne riparleremo, ci rideremo su insieme. Poi vediamo cos'altro abbiamo da chiedere. Che ne pensi di Digital Beats, nuovo sponsor sulle maglie della S Roma? Il token dalla presentazione della maglia è salito molto, circa un per 4. Non lo sapevo che avesse un token, sapevo che è un'infrastruttura per creare blockchain, una roba del genere, ma non sapevo il suo token che ce l'avesse, ecco. Non lo so. Ti consiglio di tenere d'occhio Ape Swap, hanno un sacco di prodotti e molta roba in uscita, ti vuole di tutto rispetto, ma sai che me l'ero già segnato e però poi non l'ho approfondito più di tanto. Per chi ti segue da poco e deve recuperare un gap di know-how per poterti seguire al 100%, cosa può fare? Ma un video corso for dummies non ci hai pensato? Io lo comprerei per riallinearmi e seguirti in maniera più consapevole. Guarda, ho fatto un po' di video gratuiti qui sul canale, dedicati a chi inizia. In particolare ci sono... Aspetta, andiamoli a vedere insieme, perché ho fatto un po' di playlist... tematiche, quindi alcune sulla DeFi, alcune... Vediamo, eccoci, il tuo canale, op, eccole qua. Allora, beh, video caricati, niente, questo per il trading, per capire tutto sul money management, rischio rendimento, per chi è interessato al trading, questo secondo me è un must. Poi, come investire in cripto per principianti, qui ci sono, il topic è investimento e anche capire tipo analisi tecnica, leggere i grafici, quindi tutte le cose un po' che facciamo nella fase di analisi. DeFi e rendite passive, DeFi e CeFi, in sostanza ci sono tutti i tutorial. Anche molti sono lunghi, però cerco di farli il più completo possibile. In particolare questo DeFi consapevole ci tengo molto che venga visto. Poi ce ne sono tanti, veramente tanti, su crypto.com, su LEDN, su tutte le piattaforme, fatti, cioè poi nel tempo chiaramente vengono aggiornati. Ricerche e analisi, quindi analisi delle blockchain, delle varie crypto e quant'altro, e poi gli exchange e le carte e vabbè, le opzioni, lasciamo pur stare per ora, ma questi sono un po' i mini corsi, mini tutorial video che secondo me uno può andare a recuperare prima di seguirmi in live, che poi ovviamente, perché sai cos'è il problema? A me piacerebbe essere più chiaro anche in live, più comprensibile, però se ogni volta devo partire da zero, cioè diventa poi più brutta da seguire, perché io la penso soprattutto per chi vuole rimanere sempre sul pezzo, no? Magari capisco che ci sono parole difficili da comprendere, però uno magari le ascolta, poi le va a cercare e le capisce e impara, cioè anche quello è un modo per imparare, no? Non per forza partendo sempre da zero e ripetendo sempre i concetti di base. Magari si parte da 100, uno capisce il 20-30%, però percepisce qualche concetto e qualche termine, se lo va a cercare, se lo studia e si aggiorna così. A me è un metodo di apprendimento che piace molto e quindi lo promuovo anche, cerco di promuoverlo anche. Comunque, adesso direi che è il momento di andare ad analizzare qualche graficozzo, che ne dite? Di Bitcoin ne abbiamo già parlato a sufficienza, perché adesso chiude il settimanale, possiamo aggiungere questo. Ne andremo a vedere meglio lunedì come chiuderà questo settimanale, ma sta di fatto che
stiamo approcciando la prima resistenza forte, 45.000, e poi abbiamo la seconda che è 49.000. Quindi se chiudiamo il settimanale sotto a tutte e due, siamo ancora indietro, nel senso dobbiamo ancora, cioè l'importante è rompere queste due resistenze. Più ne rompiamo e meglio è. Se non le rompiamo, o addirittura immaginatevi che adesso qua ci respinge e chiudiamo in rosso, per dire, non è bene, perché comunque si mostra offerta. Certo, abbiamo 4 settimane consecutive verdi, quindi non c'è da disperarsi. Però la famosa battaglia tra bull e bear, ci sono i bear che danno una spintona indietro ai bull e ci rimandano in questa zona che è la nostra zona grigia. Se andiamo a finire addirittura qua sotto, io ho messo come livello il 39.200, questo qua è il livello dove i bear ritornano in controllo, perché vedete ritorniamo ad assorbire il breakout completamente, questo è cancellato, e andiamo a finire di nuovo nel nostro range di bottom. Cosa che mi auguro non accada, perché altrimenti è uno scenario bearish. Mentre lo scenario bullish, ve l'ho detto, è la rottura di questa resistenza. Immaginatevi che arriviamo qui, vabbè, si gode e basta qua, perché è veramente il massimo dal punto di vista dell'essere bullish. Il dump viene completamente quasi annullato, un sacco di short intrappolati, un sacco di pressioni in acquisto, tutto molto bello. E una via di mezzo invece sarebbe chiudere qua in mezzo, che sarebbe bene perché ci siamo ripresi questa resistenza, 45.000. Però adesso poi dobbiamo attaccare l'altra, che è quella più definitiva, i 50.000. E poi da qua si riaprono i giochi, perché potremmo ritornare, se l'offerta poi la prossima settimana si fa vedere, ritornare a perdere qualche livello e a finire nelle zone di cui abbiamo parlato poco fa. Sempre quello è il discorso. E quindi i possibili costrutti che si possono formare, per adesso abbiamo un'area di bottom confermata da una settimana, e se confermiamo una seconda volta si rafforza ancora di più. Quindi si può andare a cercare poi eventualmente i long. Il primo long lo si può cercare già sul daily, su questo punto, se noi chiudiamo da queste parti, cercare il long sul ritracciamento, il primo buy the dip, un buy the dip si fa in sostanza. L'invalidazione è sempre la perdita di questa zona, per quanto mi riguarda, ritornare qui dentro è l'invalidazione di qualsiasi scenario bullish. Mentre se andiamo a rompere anche questa zona, questa resistenza, vabbè, diventa questo il pool di domanda da seguire, il pool di domanda in cui si trovano un po' di, cioè si trova l'entry long, il possibile entry long. E lì purtroppo si allarga il discorso dello stop loss, perché l'invalidazione rimane comunque sempre lì, cioè si potrebbe dire vabbè, invalidiamo qua sotto giusto per stringerlo un po', però non è del tutto corretto secondo me. Allora piuttosto diventa meno interessante il trade, o si va a zoomare su un time frame più speculativo e si va a cercare lo stop loss lì sopra, tipo il daily o il 4 ore, altrimenti non è più così interessante, ecco. E poi che altro? Direi che questo è quanto per ciò che riguarda Bitcoin. Abbiamo visto un po' lo scenario bullish e quello bearish per il momento. Caspita, mi fanno molto pensare bene questa serie di 4 candele belle piene verdi senza ancora nessun intervento dell'offerta. Gli altri costrutti che si possono formare sono magari una lateralità accumulazione qui dentro, che non sarebbe affatto male, e poi il resto lo si vede soprattutto quando si va ad approcciare i massimi, cioè adesso dobbiamo vedere dove facciamo il massimo locale adesso, cioè se andiamo avanti qui poi iniziamo a ritracciare, il massimo locale è qua e quindi dobbiamo vedere che pattern salta fuori, ma è presto per dirlo, non facciamoci la testa. Per adesso godiamoci questa leg up e vediamo dove va a finire. Passiamo alle altcoin, che c'è un bel po' di carne al fuoco anche qui. Cardano e CRO le abbiamo viste e sono entrambe interessanti. Ethereum ultimamente è interessante anche lei, in particolare guardate, c'è un bel pool di domanda qua sotto, tac, qui vedete, questo è un primo pool di domanda e questo è un secondo pool di domanda che è già evidenziato, quindi 1 e 2 sono i possibili entry e lo stop qua sotto, cioè questa è l'invalidazione totale. Se andiamo a finire qua sotto chiudendo delle candele, non solo lo sweep, allora è invalidato qualsiasi scenario bullish, perché andare a perdere quest'area, come abbiamo sottolineato più volte anche in passato, creerebbe un costrutto di top fortissimo, ok? Quindi questa è un po' l'area di invalidazione. Target, questo potrebbe essere anche un'accumulazione, addirittura. Target numero 1, questo.
007879 e poi se andiamo a fare nuovi massimi verso l'infinito e oltre, perché veramente c'è una, dov'è, qua sopra 0085 quello dopo, 009 l'altro, 0105 quello dopo ancora, e poi ragazzi ci avviciniamo al flipping con Bitcoin. Mamma mia che situazione, Ethereum pazzesco. Tra l'altro guardate il settimanale che suggerisce anche lui questo pool, guardate, tac, vedete, conferma questo pool di domanda, il settimanale, lo allarga un po', allarghiamolo dai, fino a 00656586, dai, facciamo, arrotondiamo. Pool di liquidità in domanda allargato, però ripeto, c'è tutta quest'area come possibile entry, va bene? Adesso tengo sottolineato questo giusto per evitare confusione, ma è tutta l'area. Poi, cos'altro abbiamo di interessante? La nostra Luna, che ormai dobbiamo sempre seguirla per forza, sta sfidando un massimo locale molto arduo. 36.840.000 Satoshi come area. Se flette, ci sta ad andare a cercare il buy the dip da qualche parte. Dubito che ritornerà qua a fare il test spalle rovesciato, ma se fosse ben venga, o altrimenti da qualche parte comunque qua in mezzo lo possiamo andare a cercare sui time frame minori, come ad esempio il daily. Vedete, qua c'è già stata una botta di domanda, quindi questo potrebbe essere un primo entry, 30.000, e poi con target di breakout e continuazione rialzista. Qua in realtà non ci sono credo più resistenze, no, e andiamo in price discovery se lo rompiamo. Sono curioso di vedere le dinamiche di prezzo di Luna del prossimo periodo, con tutta la roba che sta arrivando. Cioè adesso c'è anche il burn con Columbus 5, c'è il burn dei Luna ogni qualvolta sale la domanda di UST, cioè non lo so, vabbè. Va bene, basta, direi che abbiamo visto un po' tutto. La cap totale molto bene anche lei, guardate che spettacolo, sale, ha fatto il suo bottom, è un po' come Bitcoin, no, possiamo dire, e sta andando a cercare il suo high. Anche qua dipenderà tutto da dove finisce l'high, perché se facciamo un lower high e poi torniamo a fare un equal low, siamo al punto di partenza. Se facciamo un lower high e poi andiamo a fare un higher low, allora potremmo accumulare, ragazzi, c'è tutto un ventaglio di possibilità ancora aperto. Seguiamolo, ma senza cercare di prevederne l'esito. Un po' alla volta, posizione per posizione, con una buona strategia complessiva, si riesce a comunque seguire alla grande questa situazione del mercato. Poi, ultima cosa, la nostra dominance, che al momento è debole Bitcoin rispetto alle alt, e vediamo un po' cosa succede, perché finché rimane un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù, così non riesco a capire se vale la pena esporsi o no alle altre. Io, come vedete, sto cercando qualche setup, Ethereum, Luna, CRO, anche Cardano, abbiamo visto, cominciamo a esaminarlo un po' più di prima. Però sono ancora un pelino timoroso, ecco, perché non lo so, ho ancora un po' la paura che un mossone di Bitcoin possa andare a scuotere tutto, vediamo. Però ricominciamo a proporre, a seguire qualche setup speculativo anche su DS. E bene ragazzi, questo è tutto direi per oggi. Noi ci possiamo salutare, e anche perché l'abbiamo tirato un po' più lunga del solito, mi faccio prendere da tutte queste analisi e cose. Noi ci vediamo, ripeto, lunedì prossimo, sempre sul pezzo, vedremo la chiusura settimanale, vedremo le novità, seguiremo tutti i nuovi trend, cerco sempre di stare sul pezzo un po' con voi per condividervi tutto quello che scopro, e spero che sia sempre apprezzato. Vi faccio un carissimo saluto e alla prossima, e buon weekend.